Sì, assolutamente è un lavoro complesso, ma un lavoro straordinario, meraviglioso, perché finalmente Rimini può avere una nuova città della città nell'area della stazione ferroviaria e potrà avere anche altri interventi lungo tutta la linea ferroviaria che appunto attraversa la città. Una nuova città della città perché finalmente dall'anno prossimo partiranno per esempio i lavori dello sfondamento del sottopasso centrale di stazione, quindi ci sarà una grande ricucitura tra il mare e il centro di Rimini, un progetto che penso questa città aspetti ormai da decenni e che veramente può cambiare il volto della città. Un percorso che ha visto coinvolti il Comune di Rimini ovviamente, ma anche le varie società del gruppo FS, quindi Rete Ferroviaria Italiana che si occupa delle infrastrutture di rete, no? Della stazione, dei binari, ha visto coinvolto anche Sistemi Urbani, che invece è la società del gruppo FS che si occupa delle valorizzazioni delle aree di proprietà appunto del gruppo stesso. È stato ed è un grande lavoro di squadra, ci sono stati incontri molto fitti con tutti gli interlocutori che hanno capito la visione che Rimini ha di riposizionamento e ripensamento del suo tessuto urbanistico, della sua socialità e anche il nuovo volto, insomma, che la città si sta cercando di darsi sempre più all'insegna del verde, della mobilità sostenibile, dell'innovazione sia nell'edificato che nelle soluzioni di mobilità. Quindi è un percorso che si è, come dire, oggi ha trovato un suo punto di arrivo nel protocollo, ma dal quale poi partono, alcune cose sono già partite, in realtà altre ne stanno partendo, partono velocissimamente, come la riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria e poi come tutto lo sviluppo che abbiamo immaginato anche insieme alle ferrovie delle aree circostanti, a partire appunto dalle aree dedicate più alla socialità, all'attività ricreative, allo sport, che sono quelle per intenderci del dopolavoro ferroviario intorno al Parco Ausa e quelle invece a mare della ferrovia dedicate all'housing, dove ci immaginiamo però un housing completamente nuovo, cioè vogliamo anche a Rimini avere delle soluzioni innovative di residenza dove per esempio ci si possa vivere anche facendo meno della macchina. Questo penso che sia una sfida che dove se non meglio che nella stazione ferroviaria e nel lab che c'è e che ci sarà in stazione ferroviaria questa città possa accogliere. Grazie. Okay, perfetto.